È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino. Meraviglioso, 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 meraviglioso. Ma senza parlare dorme le cose, non suono lucente, non suono e la notte d'està. Morì in tuo silenzio, silenzio cantatore, non te mia, suo chiedo è bello, mi dice ne sì. No, questa luna, nessuna bugia, sa bocca bugiarda, oddio. Morì in tuo silenzio, silenzio sera. È bello registrare un programma dopo aver sentito la voce meravigliosa di Americo Marino, tenore internazionale. Grazie Americo per essere qui questa sera. Intanto
mi rivolgo a lei, alla stupenda Mariella, per dirci come sarà la serata. Questo meraviglioso, sarà veramente straordinario come ogni altra puntata? Come il titolo dice, e sarà meravigliosa sicuramente la puntata. Abbiamo tantissimi ospiti, tutti interessantissimi, a partire da Amerigo Marino, tenore, presidente di Viva Vitalità Italiana Calabria, e lo ringraziamo per averci fatto ascoltare questa bellissima canzone, Silenzio Cantatore. E poi abbiamo Simon Luca Barbieri, chef. Di recente ha avuto questo riconoscimento che sta alle nostre spalle, e sono le 5 stelle d'oro della cucina a Lecce da parte dell'Associazione Italiana Cuochi. Quindi medaglia italiana, medaglia d'oro ai campionati italiani di cucina, fa parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Cuochi per il secondo anno consecutivo ed è un grande onore perché sono semplicemente 4 in tutta Italia i consiglieri dell'Associazione Italiana Cuochi. E poi abbiamo Chiara Scolastica Mosciatti, lei è un'artista, gallerista, curatrice d'arte. Grazie per essere con noi stasera. E poi abbiamo il gruppo Alfa, Associazione Filodrammatica Anfisia, che è qui per presentarci Passion Christi, quindi l'opera sacra in occasione dell'imminente Pasqua. E quindi abbiamo con noi Enzo Scali, che non ci rivela in quale ruolo sarà presente nell'opera, sappiamo solo che fa parte di questa rappresentazione teatrale. E poi abbiamo Roberta Frascà, che interpreterà invece la Maria Maddalena, e per finire Rosanna Costa, ha il mio stesso cognome, rappresenterà l'Angelo della Fede. Benvenuti a tutti. Ciao. Complimenti. Bene, iniziamo con il nostro ospite particolare, la storia di un paese molto bello vicino a Catanzaro, Pentone. E qui c'è Americo che rappresenta alla grande questo paese, è stato musicista e ha fatto anche degli interventi all'estero, in Australia, in Cina, in tanti altri posti, e ha fatto grande questo paese con le sue anche scritture, ha scritto tanti bei racconti su questo paese che io ricordo con molta stima, con molto affetto. Eccolo qua, lo facciamo vedere. Ecco, parliamo di Pentone. Naturalmente parleremo anche di musica, perché questa serata sarà dedicata molto alla musica e agli ospiti presenti appunto qui in questo punto splendido di Mariella Costa, in questo posto che poi parleremo un po', anche penso vengono delle associazioni a visitare questa magnifica vetrina dell'arte italiana, l'arte internazionale. Allora, intanto grazie Saro per l'invito, un saluto chiaramente ai nostri telespettatori e un saluto a tutti gli ospiti qui presenti che faranno di questa puntata un'altra di quelle puntate meravigliose secondo lo stile Saro Bella. Dicevi bene prima della storia, parliamo di un piccolo paesino, Pentone si chiama il mio paesino, in provincia di Catanzaro. È un piccolo borgo pedemontano inserito, incastonato nella Presila catanzarese. E perché ne vogliamo parlare di questo libro? Perché all'interno c'è una storia che praticamente parte dal 1170 fino ai nostri giorni, e in questo mio viaggio ho fatto delle ricerche, mi sono immerso per intere giornate nell'archivio di Stato, sono andato alla ricerca di documenti che potessero suffragare la mia opera, e alla fine è emerso che cosa? Che attraverso la storia riusciamo a recuperare la nostra identità. Sono riuscito a partire da un passato che era un pochino nebuloso per via delle mancate pubblicazioni in passato,
e a rendere, come dire, più chiaro questa visione storica di ogni posto, di ogni luogo che noi viviamo. E credo che, anche se è un piccolo paesino, in ogni paesino, in ogni città dovrebbe esserci un libro che racconta la storia, i personaggi, gli accadimenti, gli avvenimenti che hanno determinato il percorso di quella determinata città o paesino, i personaggi soprattutto, quelli che hanno fatto il percorso. Per esempio, tu, Saro, un giorno sarai ricordato come uno dei facitori di questa meravigliosa Roccella, una bellissima cittadina sul mare, ma prima di te ci sono stati altri che hanno determinato il percorso di questa bellissima località. Anche Mariella Costa, no, con questo suo come lo possiamo, museo a cielo aperto, come lo vorremmo definire, Parco degli Dei, esattamente come lo appelli esattamente, crea la storia di questo posto. Ai posteri avranno un punto di riferimento su cui guardare a Roccella e dire: in questo posto c'era l'arte, è fiorita l'arte. È un retaggio che resterà e cesellerà appunto questo presente. Dobbiamo avere la capacità di cesellare il nostro presente partendo dal passato. Io non è che abbia fatto grande al mio paese, ho dato quella piccola goccia, quel piccolo contributo che sicuramente potrà essere utile a chi un domani vorrà approfondire la storia di Pentone. Ma oltre a questo ho fatto anche tanto altro, per fortuna ho pubblicato altri libri, che ne abbiamo parlato nelle tue trasmissioni, e poi ho avuto la fortuna anche di viaggiare per il mondo. Oltre a scrivere, mi sono dedicato molto al canto, quindi attraverso la mia voce sono arrivato in Cina, in Canada, in Francia, in Inghilterra, in Australia, sì, non una sola volta, più volte. E tutto questo percorso, poi, in tutto questo percorso, ci terrei a volerlo precisare, ho incontrato una certa Sabrina Santa Croce. Fare un grande applauso stasera a Sabrina, perché siamo felicissimi di annunciare che si sta riprendendo alla grande. Ha avuto un bruttissimo periodo e siamo stati tantissimo in ansia per lei, perché Sabrina è un'amica della nostra trasmissione, oltre che tua. Sì. Segretaria di Viva Vitalità Italiana. Nonché mia promoter. È tua promoter, quello infatti, stavo dicendo. Grazie a lei sono andato in Cina ben due volte, e quindi anche tu sei stata in Cina. Forse magari Sabrina ha avuto anche in questo caso, come dire, quel pizzico di il gancio. Di gancio, sì, che ci ha permesso di poter fare queste bellissime esperienze all'estero. E quindi era doveroso da parte nostra salutare Sabrina e augurargli il meglio dopo questa sua disavventura. Non vediamo l'ora di vederla in forma, sì. Come prima e forse anche più di prima. E rivederla ancora qui, sì, deve rivederla qui ancora nei tuoi studi, perché lei, Sabrina, è stata presente in tante trasmissioni da te. Saro l'ha intervistata, diceva, prima, quando ancora militava nella Serie A, era capitano. Era capitano della squadra di calcio femminile nel Siderno. E poi è stata convocata in nazionale, quindi una grande del calcio femminile, non solo nella nostra zona, ma in tutta Italia. Quindi un personaggio importante che speriamo presto di riaverla di nuovo nel jet set. E per chiudere, Saro, cosa possiamo dire di più su questo libro? Penso che non è un libro da consigliare, da leggere, perché questo riguarda esclusivamente il mio paesino, però un consiglio su libro lo voglio dare: scrivete a tutti quelli che hanno la possibilità di scrivere, fatelo, perché quello che scriviamo oggi, quel nero su bianco che lasciamo oggi, sarà una testimonianza importante
domani. Volevo chiederti, è un libro storico, quindi hai fatto delle ricerche storiche e hai raccontato la storia del tuo paese. Esattamente. O anche dei fatti di personaggi che sono vissuti, esatto, o che vivono nel Apentone. Anche in pratica il titolo, vedi, storia, socialità, religione, ma economia. Ma si avvale anche di un contributo fotografico? Esattamente, sì, possiamo anche come dire, giusto per dare l'idea a chi ci ascolta di che cosa può trovare nel libro. Sfogliare qualche pagina perché è corredato di fotografie. Vediamo dei personaggi che sicuramente saranno. Per esempio, in questa fotografia abbiamo Minoretano con il trombettista Franco Fava, che praticamente Franco Fava è nato a Pentone, poi è emigrato a Milano, ha conosciuto la famiglia di Minoretano e quindi hanno creato un ensemble musicale molto forte, perché Minoretano, certo, è stato in tutto il mondo, e questo ragazzo è stato come dire, tra i fortunati, certo, nella tromba del gruppo, ed io ne ho decantato le vicende, perché le vicende, tra parentesi naturalmente, perché è un esempio di come, partendo da un piccolo paese anonimo, si arriva molto in alto. Si può arrivare in alto, con la forza della passione, della tenacia, si può arrivare. E per esempio in questo caso vediamo qui il figlio del professor Vincenzo De Laurenzi. Questo qui è Vincenzo De Laurenzi, il figlio di Antonio. Il professore De Laurenzi è stato intervistato al TG1, perché aveva fatto delle scoperte sulle cellule staminali molto importanti. Il professore De Laurenzi era il medico personale di quel famoso presentatore che poi è morto, adesso mi sfugge il nome, memoria. Vabbè, uno dei grandi presentatori. Sì, uno dei grandi presentatori, che è stato il suo medico personale. E il professore De Laurenzi, partendo da Pentone, nato a Pentone, poi si è trasferito a Roma, è stato uno dei pionieri dello studio delle cellule staminali, quindi delle scoperte sulla cura delle cellule staminali, e quindi l'ho riportato, così come ho riportato quelli che sono gli aspetti religiosi della chiesa di Pentone. Sì, questa è la chiesa, si chiama Santuario Madonna di Termine, ed è stato costruito, qui c'è la prima posa della pietra sulle fondamenta, siamo nel 1939, e l'ho riportato perché il santuario è stato realizzato grazie al contributo che gli emigrati hanno mandato da New York. C'era un comitato a New York che mandava i soldi affinché si potesse realizzare questo santuario. Infatti questa fotografia qui racchiude il comitato di New York, che raccolse diverse migliaia di dollari per finanziare un'opera che ancora oggi racchiude e tiene viva una comunità, certo, per l'aspetto chiaramente religioso. Certo. Avremo modo di parlare più avanti del tuo libro e di ascoltarti ancora cantare, che per noi è sempre un piacere. Di ascoltarlo subito. E allora ascoltiamo ancora Amerigo Marino con La voce del silenzio. Un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai.
e chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'ombra dei tuoi occhi. E quello che ti manca dal mare del silenzio ti manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che non avevi perso mai. Sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento del mio cuore, stai riprendendo il posto che non avevi perso mai, non avevi perso mai, non avevi perso mai. Grazie Amerigo, straordinaria la tua esibizione, non avevamo dubbi in merito. Saro, proseguiamo con la Passion Christi di Enzo Scali. Buonasera a tutti e anche al pubblico a casa. Io sono Enzo Scali, faccio parte dell'ALFA, Associazione L'Aquila Romate Campisia, appena costituita. Con me ci sono due rappresentanti di questo gruppo, Roberta e Rosanna, che stiamo già in opera a Cavologna Marina, adesso che a Roccella purtroppo c'è stato un problema al teatro al nostro auditorium, quindi ci hanno aperto l'auditorium di Cavologna e noi sabato faremo la Passione di Gesù. La Passione di Gesù che non è altro che l'opera sacra tradizionale del Orioles, uno scrittore palermitano del XVII secolo. La nostra tradizione vuole quest'opera teatrale già con le vecchie compagnie e cui Saro ha fatto parte pure si è trovato Misandro. Sì, ha fatto la parte di Misandro e con lui anch'io e ancora prima di me e dopo di me. Io ho preso questa redine da Antonio Candido, che mi sono cresciuto con lui, dell'associazione Sempre Ampisia, e per cui mi ha inculcato questa passione.
e adesso la sto distribuendo ai miei successori, diciamo, no? E manca qui una persona importante del gruppo, che è Simona Spanò, che interpreterà Maria di Nazareth, la mamma di Gesù. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa, sempre tenendo presente il copione originale, il copione del tempo del Seicento, però una rappresentazione senza lo spettacolo. Lo spettacolo sta nella recitazione. Abbiamo voluto sottolineare questa volta non la fantasmagoria dell'opera in se stessa, quanto nella recitazione. E qui abbiamo sudato sette camicie, come si suol dire, a fare questo. E chi verrà sabato a vederci se ne accorgerà che è una cosa diversa. Io volevo solo sottolineare una particolarità. Passo il microfono a una ragazza che è nuova nel nostro gruppo, ma non è nuova nel teatro. Salve a tutti, io mi chiamo Rosanna Costa e, come ha appena detto Enzo, non è la prima volta che recito, ma comunque sono pure io alle prime armi. Ho fatto anch'io alcuni sketch con un altro regista e mi è stato chiesto più volte di far parte di questa commedia, appunto la Passione, e appunto grazie all'amicizia che mi lega appunto a Simona, quest'anno ho deciso anch'io di cimentarmi nella parte. Faccio la parte dell'angelo, l'angelo della fede, dove, come credo tutti sapete, cerca di portare al pentimento Giuda affinché non venga dannato. Ma ahimè, dopo tanti tentativi, alla fine non ci riesce e quindi lo condanna alla dannazione eterna. Vi volevo comunque ringraziare Enzo Scali per questa possibilità, comunque di, appunto, per me il teatro è una passione e quindi grazie di darmi modo di partecipare. Adesso passiamo a un'altra figura evangelica, che è la Maria di Magdala, che noi chiamiamo sempre Maddalena, ma è Maria di Magdala. Magdala è un paese della Cirenaica. Questa figura che sta la sposa di Gesù, la cosiddetta sposa di Gesù, la tredicesima apostola è. Per chi non lo sapesse, la Maria Maddalena è la tredicesima apostola. Secondo il Vangelo di Tommaso, sì. Buonasera a tutti, sono Roberta Frascà. Non è la mia prima esperienza nel teatro, ma interpreto il ruolo della Maddalena del secondo anno. Grazie ad Enzo e a Simona Spanò, che non è presente, dopo anche lei tanti convincimenti, alla fine l'anno scorso ho ceduto e faccio parte. È stata un'esperienza bellissima l'anno scorso, e la più bella e la più emozionante, perché questa rappresentazione è di grande impatto emotivo e quindi per me è stata un'esperienza unica e lo sarà anche quest'anno. Ringrazio Enzo Scali di avermi voluta in questo gruppo. Sì, come ha detto Roberta, è di impatto emotivo molto forte. Non vi nascondo che alcune volte io la conosco come le mie tasche, come si dice, e però non vi nascondo che qualche volta mi scappa veramente la lacrima, perché è una cosa, quest'anno specialmente, perché, ripeto, ci stiamo basando sulla recitazione. Credo che chi verrà a vederci
avrà i suoi gusti. La ringrazio molto, ringrazio molto. Volevo semplicemente ricordare che se la puntata va in differita, quindi quando andrà in onda in realtà voi avete già fatto l'esibizione, certo, il sabato prima di... Certo, sì, questo è vero, questo è vero. Noi la facciamo il giorno 23 a Cavologna, all'auditorium di Cavologna, ripeto, perché dovevamo fare la Roccella, ma purtroppo il teatro non è agibile. Ci promettiamo l'anno prossimo di poterla portare in due serate all'esterno. Maestro Scale, una domanda la vorrei fare. Quando lei dice che non sarà uno spettacolo, significa che sarà scarna di scenografia e ritmo? Allora, solo... la scenografia è cambio vista. Siccome il teatro di Cavologna, l'Auditorium, è piccolino, non è come il teatro di Roccella. Se lo conosco, ci ho cantato, è un bellissimo teatro. Non c'è spazio per la scenografia. Non c'è la scenografia totale, ma ci sono tutta l'attrezzatura. C'è la scenografia mobile, non la scenografia fissa. Hai capito? Sì, no, giusto, era giusto per... Allora, sta tutto nero. Però, tranne l'attrezzatura. La scenografia mobile c'è, manca il fondale, questa è la... Penso. Sì. Sicuramente si è dato molto più importanza all'aspetto recitativo, al messaggio... Per due motivi. Al messaggio evangelico. La recitazione, perché questo è un linguaggio arcaico, non è un linguaggio moderno. Infatti. È un linguaggio arcaico, è un pre-menzioniano. Se vogliamo metterla tecnicamente, e quindi essendo un linguaggio che un ragazzino, un ragazzo, un giovane a primo impatto con questo linguaggio si trova un pochettino in difficoltà, no? Però è italiano, però è arcaico, quindi è un po' un settennato, perché ricordo che gli antichi, i nostri predecessori, quando recitavano questo testo, lo mandavano a memoria perché è in rima, un settennato. Però non è la, tipo Divina Commedia, tanto per intenderci. Ci sono degli errori enormi, ci sono... delle rifacciature che non c'entravano niente, insomma c'era un po' di confusione, perché questo è di origine palermitano, qui è arrivato tramite i principi Galafa che si sono trasferiti qua a Mazzarino eccetera, con il castello dei Galafa, no? E quindi è all'inizio dell'Ottocento è arrivato qui da noi, e nella metà dell'Ottocento, quindi abbiamo il primo manoscritto copiato è del 1877. Quindi sarà una recita più prosaica non di libera interpretazione. Perché una volta si interpretava a memoria, si andava l'albero contendeva la pregoletta a mano, il verde miele, il grano, il fiore, tanto per dire una, no? Sì, era una cosa e non è... Ma, mi permetto, possiamo fare un breve accenno di un passo brevissimo? Per esempio Caifa all'inizio. No, abbiamo due attrici qui, la facciamo fare direttamente a loro. Sì. Le prime due. Sì. Ove fuggir potrai, l'ira del ciel d'indice ti sovrasta. Chi sarà mai costui? Oppure si può fare l'inizio, non lo facciamo, ma vi faccio un pezzettino dall'inizio, che è Caifa quando vuole condannare Gesù e chiama a raccolta tutti i Sanedrio. Guardie, chiudasi bene l'uscio e che nessuno abbia la temerità di entrare, mentre qui ragionarsi deve di gravi affari. Ora cediamo, noi, padri e rabbini, sacerdoti, leviti, degni patri del popolo giudeo,
Io non invano qui radunar vi fece, anzi è tanto importante l'affar di cui qui ragionar si debbe, che ignoto deve restar tutto alla plebe. Gesù, figlio di un fabbro indegno e vile, scettro anela e corona, il popolo seduce e per messie re si fa acclamare. Cesare offeso già vinte ci sarà, che più indugiate nel celso grado vostro, più non cura la plebe. La nostra autorità, dite, a che giova? Di vostra autorità date una prova. Qualor serva al comun bene, la vendetta è giusta. Non lasciamo trapelare di più, perché sennò poi il pubblico... No, anche la vostra Maria Magdala. No, quest'anno lei non parla, non dice una parola. È tutta una questione di mimica. Ho detto questo da tanto per farvi capire quali sono delle difficoltà. Interessantissimo, ti ringraziamo tantissimo, come ringraziamo anche le altre due attrici. Abbiamo capito che prenderai parte attivamente all'opera sacra. Ma non su questo personaggio. Non su questo personaggio, ma abbiamo capito che sei in scena comunque, ti ringraziamo veramente. Intanto torniamo in musica con Andrea Cirillo che ci fa ascoltare Marina. Innamorato di Marina, una ragazza ancora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistarsi il cuore. E un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio il più presto sposare. Marina, 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 ti voglio il più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. E un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 più presto sposa. Marina, 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 ti voglio più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Grazie. Grazie Andrea, altri ritmi musicali comunque sempre gradevole ascoltarti.
E proseguiamo con la cucina, visto che è qua a fianco a me, parliamo con Simon Luca Barbieri. Lui è una garanzia per la cucina, abbiamo detto che è nel Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Cuochi. E quindi raccontaci tu di quest'ultimo premio. Sì, è il secondo anno consecutivo che ricevo questo prestigioso premio. Riconfermarsi è ancora più duro che riceverlo la prima volta, e sono contento perché si fa sempre più il nome della Calabria nella ristorazione, nell'innovazione, e si prosegue adesso ci sono altri obiettivi. Assolutamente, ricordiamo che tu sei di ritorno, praticamente sei originario di Marina di Gioiosa. Sei stato per tanti anni nel Canton Ticino? No, allora, mia mamma è originaria della Calabria. Della Calabria. Di Grotteria. Quindi, io sono nato. Quindi Google non dà delle notizie certe, dice originario di Marina di Gioiosa, hai lavorato per tanti anni. Sì, ho lavorato in Svizzera. Nel Canton Ticino, quindi Lugano. Lavoravi in un ristorante, come si chiamava? Avevo il mio ristorante, che si chiamava l'Osteria della Posta. L'Osteria della Posta, e quindi ad un certo punto hai mollato tutto, sì. E sei tornato in Calabria, sei tornato alle tue origini, diciamo così, alle origini della mamma. Sì, alle origini dove sono cresciuto, diciamo, solo nel periodo estivo, e lì mi ero già innamorato della Calabria, dei profumi, dei colori. E ho voluto provare anche questa esperienza della Calabria, e dopo 4 anni diciamo che non sono pentito, anzi sono ancora più invogliato a fare bene. Ma cosa ti ha spinto a chiudere un'attività avviata e a tornare a scommettere su un territorio per certi versi un po' difficile? Diciamo che la mia professione, se viene svolta con la passione come vari artisti che sono qua presenti, anche la mia professione, la passione, l'ispirazione arriva dal territorio, arriva dai prodotti che offre, arriva dai colori. Io quando torno a casa vedo adesso il periodo che vedo la borragine, per dire, quindi è fondamentale per il mio mestiere, per l'amore che provo per questo mestiere, quello che mi circonda. Quando sei saturo in un altro posto, in un'altra località, è giusto cambiare, se no ti fai del male. E quindi tu sei tornato in Calabria e hai cominciato per modo di dire, hai attivato in te una ricerca di quelle che sono le tipicità del territorio, abbinandole, coniugandole con quello che è la cucina d'autore, diciamo così. Esatto, io tengo sempre presente la tradizione. Aspetta, vabbè, rispondi, poi vuole fare una domanda il tenore. Io, per me la tradizione è la base per l'innovazione, senza di essa non si può fare nulla, quindi anche i profumi che mi ricordo dalla casa di mia nonna, io cerco di provare a fare la stessa cosa quando faccio io i miei piatti. I prodotti che offre questa terra, a partire questo premio ad esempio, ho fatto un piatto che ho usato una struncatura, anche se si scrive struncatura, però nei piani di Gioia Tauro si dice struncatura, e l'ho voluta un po' stravolgere, mantenendo però sempre quei 2 o 3 particolari della ricetta originale, ed è fantastica questa cosa. Consentitemi la mia curiosità, perché il cuoco, anche come il cantante, deve saper dare, deve saper far assaporare attraverso il palato. No, io attraverso le orecchie, il cuoco lo fa attraverso il palato. Ma mi chiedevo, come può un cuoco che si è cresciuto al nord, ha vissuto in Svizzera, coniugare l'accento tipicamente nordista e la mancanza di quei sapori tipicamente calabresi, come il piccante, la pipiola piccante. Quando viene un cliente al suo ristorante, cioè già il fatto che non parla con quell'accento tipicamente calabrese, anche perché parlando in italiano si sente che uno è calabrese, ma
soprattutto la cucina tipica calabrese, che no, ha un elemento imprescindibile, che è il famoso peperoncino. Come lo vede lei il peperoncino e come vede questo rapporto senza l'accento dialettale con la Calabria? Allora, rispondo sull'accento. Fortunatamente, ripeto, sono 4 anni che mi sono trasferito qua in Calabria, prima della pandemia, tra l'altro, 15 giorni prima. E nessuno mi ha fatto mai pesare il mio accento, anzi, rispetto, si arrabbiano i miei parenti del nord e gli amici, rispetto al nord non te lo fanno pesare, e quindi per me è una cosa fantastica, diciamo, non mi fanno pesare che io arrivo dal nord. E per quanto riguarda i peperoncini, hai un mondo qua per far qualcosa con i peperoncini. Non essendo cresciuto e vissuto qua in Calabria, però ho avuto la fortuna di avere una mamma che con questi sapori molto forti, diciamo, mi ha fatto da buona scuola. Oltretutto un anno fa ero lo chef a fare la sagra della Corte d'Assise a Prisdarello, dove sono arrivati più di 500 persone e nessuno pensava che ero io a cucinarlo. Dicevano che una era una bella sfida, praticamente. Sì, ho visto le interviste che ha fatto anche il signor Logozzo, e c'era gente che diceva: complimenti alla cuoca, una corte d'assise così buona non l'abbiamo mai mangiata. Ricordiamo che la corte d'assise è tipica del nostro territorio. Esatto. quindi è una doppia sfida per te, che hai svolto la tua attività per tanti anni oltre i confini nazionali, cimentarti con quello che è un prodotto tipico, una cucina tipica del nostro territorio. Esatto, e poi vabbè, c'è sempre uno studio dietro su tutto, io mi metto sempre in gioco, mi metto sempre a studiare anche prodotti sempre locali di tutto il territorio, non solo nella nostra zona della Locride, e quindi è sempre uno stimolo, bisogna sempre avere stimoli per proseguire, per crescere, secondo me. Quali sono i prodotti che più ti incuriosiscono della Calabria, con i quali lavori con più trasporto, diciamo così? Beh, con più frequenza sono gli aromi che la Calabria ci offre, i profumi, poi io li trasformo, tipo adesso dove sto lavorando sto utilizzando del finocchietto selvatico che raccolgo io prima di scendere da Prisdarello e lo trasformo in gel. Te lo porti in macchina e lo trasformi. E lo ricordiamo trasformo in gel che... per i piatti. Che lavori in un locale a Roccella Ionica, esatto. in Via Marina, dove Saro per tanti anni ha registrato praticamente questo programma, andava registrato. Dobbiamo andare a mangiare da lui. Dobbiamo andare da Simon Luca. La prossima puntata prima facciamo la puntata e poi vediamo. Esatto. E quindi io immagino i tuoi piatti gourmet con i sapori calabresi. Esatto. Quanto conta in un piatto gourmet la presentazione? Quindi c'è dell'arte, Chiara, c'è dell'arte anche nella cucina, perché la presentazione di... anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi ha rubato le paralisi di bocca. Sì, oggi come oggi il cliente è molto più esigente, è molto più preparato, è molto più acculturato anche prima di uscire a cena, quindi la presentazione è fondamentale nel contesto della mia cucina, perché poi se guardiamo il contesto di una cucina tradizionale dove si va a mangiare i piatti tipici, conta forse di più l'abbondanza. Invece nel mio campo, cioè nella cucina che faccio io, l'estetica è fondamentale, i colori sono fondamentali, c'è uno studio dietro, prima di creare un piatto io lo disegno e lo inizio a preparare con la mente. Poi, piano Ma anche piano, le stoviglie ti studi, oltre alla presenza, anche il piatto proprio... Quindi poi è un tutorial, è proprio, diventa quasi un quadro.
Sì, diciamo che io ho un partner, lo chiamiamo così, che è un partner dell'associazione, che è di Siderno, dove ha la pazienza, quando mi vede, di starmi dietro a scegliere il piatto giusto, il colore giusto, questo lo facciamo arrivare, quello no. Cioè, devi essere anche aiutato dagli altri. Assolutamente, quindi... e dopo tutto sei uno chef, quindi hai bisogno di altri cuochi che ti diano una mano a trovare. E ci dicevi che non, l'altra volta, nell'altra intervista, mi ricordo che dicevi che è difficile trovare delle figure formate professionalmente. Sto facendo fatica a trovare uno chef che mi sostituisca qua, quindi sono 2 mesi che lo sto cercando. Confermo, sono diverse puntate che lo invito e lui ha fatto fatica a trovare una serata per essere qua con noi, perché si fatica anche a trovare una figura professionale. Quindi facciamo appello, magari se ci sono delle figure professionali che ti possono affiancare, possono, magari si possono... Possono contattarmi tramite l'associazione Italiana Cuochi, se voglio si possono anche iscrivere, che è una bella cosa, perché l'associazione tutela e valorizza i professionisti, quindi è una buona cosa oggi come oggi, perché tanti cambiano questo mestiere perché non sono tutelati, fanno un sacco di ore e alla fine del mese non vedono i risultati, quindi l'associazione aiuta anche a questo, aiuta a non incombere magari in situazioni del genere. Se dovessimo venire nel tuo locale, quale piatto ci consiglieresti? Essendo sul mare, un risotto. Il nostro tenore vuole intervenire. Una curiosità: in un film di Checco Zalone c'è una scena in cui praticamente in un ristorante molto elegante arriva un piatto tipicamente decorato, fatto bene, quindi un assaggino, una sorta di assaggino alla pasta, e ecco Zalone prende con la forchetta la pasta. La pasta è cotta, potete portare un piatto. Ti è mai capitato qui in Calabria di avere una situazione del genere? Perché il piatto, quando l'occhio vuole anche la sua parte, il piatto non può essere in maniera invadente, non può essere, secondo lo stile calabrese, l'abbondanza prima di ogni altra cosa. Ti è mai capitato di vivere un'esperienza del genere alla Checco Zalone? Sì, qualche cliente amico la battuta l'ha fatta. Io non faccio dei piatti mignon, a meno che non si chieda una degustazione. Allora, se si richiede una degustazione, giustamente non gli puoi mettere una porzione intera. Sono abbastanza nel regime giusto nel presentare il piatto. Parto sempre con una mousse bouche, un piccolo entrée per il cliente, che già da lì può essere presa come una porzione minima. Però ci sono tipologie di ristorazione. C'è un collega, a Marina, che lui fa questa cucina qua. C'è chi apprezza e c'è chi non apprezza. Normale, accontentare tutti è molto difficile. Certo, assolutamente. Io invece volevo chiedere come ti regoli con, visto che il nostro territorio per la maggior parte si distingue per i salumi, rientrano nella tua cucina, in una cucina gourmet, i salumi calabresi? Li dobbiamo mettere, perché te li chiedono. Appunto, perché il calabrese rinuncia a tutto, ma no, non in teoria ci sono salumi che tu puoi creare, anche lì piatti gourmet, li puoi rendere partecipe al piatto gourmet, non protagonista, come possono essere tante altre materie prime. E il salume è buono, quindi ci sta, senza esagerare, ci sta. Però l'alternativa la devi sempre dare, se uno non mangia pesce, l'alternativa di carne la devi dare. Assolutamente. Leggevo qualche tempo fa di salumi di mare, una curiosità, volevo capire se è possibile che ci sia in commercio questo tipo di salumi e come... E esatto. Con quali materie, con quali pesci vengono fatti? Prevalenza i salumi vengono fatti col tonno, col salmone o con la arriciola.
Ci sono, c'è anche la macchina per farli stagionare, parlando proprio volgarmente, il frigorifero adatto, stavo leggendo giusto ieri, che non tutti possono apprezzare perché il tonno, come la carne, che è fatta stagionare in queste celle, può anche avere un odore non troppo da pesce fresco, diciamo. Ti deve piacere, io non sono per il salume di pesce, non voglio uscire dalle righe, esco già fin troppo. Amiamo troppo quello calabrese, però era giusto per capire. Qual è il tuo cavallo di battaglia, il tuo piatto forte? Beh, io amo, tranne la pasticceria, non si dire, lo dico, non ho la passione, ma la faccio, da cuoco la faccio, e i risotti, io ho fatto la scuola alberghiera in Piemonte, quindi il risotto è uno dei miei cavalli di battaglia, diciamo, però in generale amo fare tutto. Certo, immaginiamo. Ti ringraziamo tanto. Sicuramente. Continuiamo in musica con Saro Bella, che ci fa ascoltare Suona Chitarra. Suona chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento o accompagni canzoni stonate tra le risette il pianto. Oh mia chitarra, suona chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata. Suona chitarra, quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento o se come un'orchestra diventi più forte del vento. Oh mia chitarra, ti amo tanto perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava per starmi a sentire e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Io odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra, tanto
Spero che tu mi ricordi l'essere passate a cantare. Per la gente che non respirava per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto, e le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra. Grazie Saro, mi sa che prossimamente andrai in tournée con il nostro Amerigo Marino. A portare il copione. No, a cantare, perché ancora canti bene. Grazie, grazie. Si difende bene il nostro Saro. Continuiamo con Chiara Scolastica Mosciatti. È una puntata di Eretici questa sera. Persone che sono andate controcorrente. Abbiamo sentito la storia di Simon Luca Barbieri, da un ristorante di proprietà nel Canton Ticino in Svizzera, è tornato alle sue radici, alle origini della madre, per reinventarsi su questo territorio. La storia di Chiara Scolastica Mosciatti è più o meno simile, solo che lei non ha proprio origini calabresi. Lei è marchigiana, è arrivata a Riace e poi è approdata a Camini, dove ha aperto, udite udite, una galleria d'arte a Camini. Raccontaci tu, Chiara, e grazie per essere con noi. Grazie Mariella per l'invito. E dunque, io arrivo in Calabria per le prime escursioni nel 2018 da Amsterdam, perché mi trovavo in Olanda già dal 2012-2013, e l'arrivo è stato progettato a tavolino. Io non ero mai stata in Calabria, però siccome la mia carriera artistica è iniziata in Olanda come artista visuale, e ad un certo punto io scrivevo di artisti, e a un certo punto mi connetto con uno scultore che è tra i primi e più importanti artisti della diaspora nera in Europa e lavora il bronzo. Lui non era ancora presente in Italia, e io quindi ho deciso che non c'era migliore regione in Italia per fare. Ricordiamo Nelson Carrillo. Si chiama Nelson Carrillo, e ho deciso, cioè l'intuizione è stata: guarda, c'è un posto in Italia che se fai sculture in bronzo, parli di immigrazione e sei pure nero, secondo me ci stai una favola. È stata proprio una cosa semplice. Calzava ad hoc i bronzi, visto i bronzi di Riace, sì. E poi l'accoglienza di Riace, di Camini, e lui era di colore. Lui è piaciuta molto l'idea, insomma, e quindi è iniziata così, come tutti i miei pellegrinaggi in Europa. Sono partita semplicemente da un'intuizione. Quando, prima di andare in Olanda, ero in Grecia, ero ad Atene, e ad Atene anche c'ero arrivata con un percorso intuitivo molto simile, e quindi niente, dall'oggi al domani mi ritrovo qua senza avere connessioni, senza conoscere nessuno. Però non era la prima volta che ero straniera in un posto, e sicuramente devo dire che lo shock culturale è stato importante. Cioè, è stato più facile arrivare ad Amsterdam da Atene che tornare in Italia da Amsterdam. Cioè, qui non c'entravo assolutamente niente. Io però, d'altra parte, è stato anche un ritorno, perché questo è il posto sicuramente più simile alla Grecia in cui io abbia mai vissuto, e quindi è stato facile per certi versi, perché il mal di Grecia non mi è mai passato,
quando sono andata via, e quando sono arrivata qua invece io penso che sia stata la prima cosa che alla prima, diciamo, al primo sopralluogo ho visto così tante similitudini con la Grecia che io l'ho deciso praticamente subito, progetto o non progetto, che questo era il posto in cui almeno per un po' volevo stare, per via insomma di questa similitudine e similarità con la Grecia. Sì, vabbè, sono molti termini greci che stanno qui, e anche Riace, Riacon è greca. E la fama di Riace è stata quella che ha fatto suonare. Ti ha portata. Sì, è stata quella che ha fatto suonare, insomma, diverse. È quella più importante. La fama di Riace è veramente enorme, e in Olanda era anche molto molto forte, quindi è stato facile, diciamo, intuitivo, la cosa più semplice arrivare a Riace. Poi ci sono stati dei cambi di percorso dovuti anche alla mia indole poco pacifica e poco aderente al profilo classico di femminilità che ci si aspetta in Calabria, diciamo che ma assolutamente no, a noi piace Chiara per il suo carattere combattivo, ci piacciono le donne, le donne combattenti, e che mi sono guadagnata anno per anno, insomma, in giro per l'Europa. E sono arrivata a Camini, è stato il sindaco in realtà, Pino Alfarano, che salutiamo. Dopo alcune mitologiche ormai escursioni anche a Reggio Calabria, che mi hanno garantito una certa fama per alcuni anni, poi insomma l'acqua sotto i ponti è passata, però il sindaco Alfarano, siccome non è stato possibile a Riace concludere proprio materialmente le carte che servivano per il partenariato, per il capofila, per tutte queste cose qua, il sindaco Alfarano a un certo punto mi offrì proprio un asilo artistico, mi disse vieni a Camini, facciamolo a Camini il progetto. È ovvio che il mio progetto si occupa, è un progetto di arte pubblica, io mi occupo di installare delle sculture in bronzo che però abbiano un'attinenza o dei riferimenti e che dialoghino con il posto che ospitano, che, con i paesi in cui le sculture vengono installate, e quindi non è che io posso decidere, cioè non è che prendo una statua e quella se non va bene qui va bene un altro posto, non funziona così, perché deve essere contestualizzata ed interagire con il luogo nel quale, non solo con il luogo ma anche con il ruolo, con il contesto, con il ruolo che il comune ha rispetto al mio progetto, e soprattutto sono io che decido se quel comune è candidabile o no, perché un conto è il mercato dell'arte e sono le operazioni di decoro urbano a cui molti artisti si prestano, perché insomma anche artisti hanno da magnà, quindi insomma a un certo punto vendi le opere e le installi. Però questo è un progetto molto legato alla politica, e quindi io sono molto stringente nel relazionarmi con le amministrazioni, e ci sono degli standard che per me non sono negoziabili, e anche la storia del paese, anche la storia politica del paese per me è fondamentale. E quindi Camini si è sicuramente distinta per diversi motivi, e l'amministrazione di Camini, io sono arrivata a Camini quando Camini era già pronta fondamentalmente, però non ho visto niente di quello che era Camini 10 anni fa, 15 anni fa, però l'attuale amministrazione sta facendo delle svolte importanti, e la galleria d'arte non era prevista. La prima scultura è stata installata a Camini nel 2020, la seconda scultura è stata installata con un enorme sforzo a San Ferdinando nel 2022, ed è il primo monumento in Italia dedicato ad una vittima di un assalto razzista. È una scultura dedicata a Sumaila Sacò ed è alta 2 metri. L'installazione completa arriva a più di 3 metri.
E adesso stiamo lavorando per la terza scultura, ci vorrà più tempo perché è un'operazione veramente importante. E, non so, non lo ricordo perché sono arrivata di questo. Certo, tu ero partita. Dovremmo parlare di Duci contemporanea. Ah, quindi una volta arrivati, insomma, installate le prime due sculture, io ero anche un po' arrivata a capolinea, diciamo, ero anche un po' stanco, ok, dove mi trasferisco? E poi in realtà ho vinto questo fondo, ho partecipato a questa chiamata per iniziare delle attività come imprenditoriali nei comuni marginali, ho scritto il progetto e sono arrivata prima, quindi mi è stato assegnato anche il primo fondo, cioè il fondo più importante rispetto a tutto il tesoretto che c'era a disposizione, cosa che non mi aspettavo minimamente. Non, si vede che non ho mai vinto una lira in vita mia. C'erano i presupposti. I presupposti c'erano, però non ho mai vinto niente. Questo mi ha generato anche un dilemma esistenziale, perché ho dovuto decidere di stare, di restare. E vabbè, c'è stata una grandissima, è stato bellissimo tutto il processo insieme al comune, insieme alla cittadinanza. Sicuramente la galleria è aperta da pochissimo perché i locali sono stati inaugurati l'estate scorsa e la programmazione è iniziata a settembre. C'è stato un periodo di chiusura che è stato il periodo invernale, perché io continuo a spostarmi e sono tornata. Diciamo che sei reduce da una bella vacanza ai Caraibi. Sono stata per lavoro a Curaçao, dove hai anche svolto la tua attività di artista e di curatrice anche lì. Sì, allora Nelson Carrillo è originario del Curaçao e è un profilo internazionale estremamente importante, e in questo momento della sua carriera ha anche parecchie richieste. Il ritorno in Curaçao è stato un ritorno necessario, non era la prima volta che andavo in Curaçao, è stata una residenza di un mese e mezzo in cui io ho agevolato alcune operazioni in cui lui si sta in cui lui si trova in questo momento, e sono tornata due settimane fa. E adesso ho riaperto la galleria e la programmazione è una programmazione che per questo anno, ma io suppongo, anzi sono piuttosto sicura che continuerà a essere una programmazione essenzialmente femminile e femminista, che sti uomini si prendono il palco in continuazione, tutti per forza, tutto lo spazio, tutto voi vi piate. E quindi io ho deciso che il palco che mi sono costruita io con le mie nude mani per X tempo sarà dedicato specificamente a voci, a presenze femminili, perché vedo che è anche difficile, non solo in Calabria, in Calabria è particolarmente difficile, però in generale è difficile, anche facendo mente locale, se uno chiede qual è la prima artista che ti viene in mente, pittrice o scultrice o cantante, i nomi maschili vengono sempre in mente facilmente, quelli femminili un attimo uno ci pensa, addirittura ci sono nomi che per maschilismo storico non sono emersi. È stato recentemente è stato portato proprio a Roccella uno spettacolo su Elsa Morante, e per carità Elsa Morante non è che ha bisogno di spettacoli particolari, però insomma rispetto a quello che lei è stata, la fama non è stata così importante o l'impatto non è stato così forte come quello del compagno Moravia, per esempio. Quindi c'è un ritardo storico nei confronti delle donne e dei loro contributi nella storia di tutte le arti, di tutto il pensiero, che io, quindi non è solo io per carità, ormai c'è una presa di consapevolezza e c'è cioè una volontà precisa e collettiva da parte del femminile di non è che ci stiamo a riprendere i nostri, ci stiamo proprio a fare come hai fatto, certo. Tu ci stiamo proprio a fare i nostri. Non c'è bisogno di rubare niente a nessuno, ci fammi i nostri che sto belli. Funziona. Sai che a New York c'è come dire un movimento di artiste donne che si chiamano Guerriglia Girl, proprio per la parità
delle donne anche nell'arte, perché soprattutto nel mondo dell'arte le donne siamo in numero molto inferiore sì. rispetto agli uomini. Le donne che hanno veramente un nome nel mondo dell'arte si possono contare sulle punte delle dita, sì. proprio perché nell'antichità l'artista, lo scultore, il pittore erano uomini, erano figura femminile ha stentato veramente, e ricordiamo Artemisia Gentileschi, sì, sì, ricordiamo Camille Claudel, le loro terribili storie per riuscire ad imporsi. Diciamo che a questo punto della, anche della mia vita, insomma, non sono più un adolescente che fa le barricate a scuola, e è anche l'intersezionalità ciò che offre più risorse, perché il punto non è semplicemente fare una barricata o dichiarare guerra ai generi. Il punto è offrire prendere in mano delle sorti che riguardano tutti gli aspetti della vita attraverso una sensibilità che è anche economica. Cioè, nel senso, l'impatto della predominanza maschile è qualcosa che ha dato esiti devastanti soprattutto a livello economico ed ecologico, è una rinnovata sensibilità nei confronti della terra, che è una cosa qui fortissima, cioè qui è fortissima, il legame che c'è con la terra, con il sapere ancestrale, con la conoscenza anche e la frequentazione dell'invisibile. Cioè, tutto questo parco è tutto dedicato al mito, e una terra senza mito è una terra senza identità e senza memoria, fondamentalmente. Il Curaçao è stata una colonia dei paesi, una colonia di tutta l'Europa praticamente è stato, e è un'isola che sta sopra il Venezuela. Per primi ci sono arrivati gli spagnoli nel 1499, hanno fatto il genocidio, e poi si sono avvicendati tutti i paesi coloniali in Curaçao. E quello che sicuramente tocca di più e anche disorienta è l'assoluta mancanza di mito. Noi non ci rendiamo conto la forza di certi gesti che compiamo anche qui, e che io ho ricompiuto qua, andare in un agrumeto e cogliere l'arancio. Questi sono gesti biblici, sono gesti che ci riconnettono ad un sapere che ci precede di millenni, ma che abbiamo dentro di noi. E la funzione femminile, la sensibilità femminile, secondo me, è proprio la capacità di riconnettere più velocemente e più autenticamente a questa conoscenza che ci precede e che è stata persa, o che è stata profondamente minata per una predominanza che spesso è maschile su alcuni ritmi, su alcune fedi, diciamo, no? Sto parlando molto, molto vagamente. Però quello che sto dicendo riguarda la madre terra, riguarda la connessione con un sapere che appunto qui è molto forte, ancora ben conservato, e in cui tra l'altro il ruolo delle donne è importantissimo, perché le donne sono spesso depositarie di anche dinamiche sociali e custodi di dinamiche sociali che a me ancora tuttora sfuggono, perché questo posto è difficilissimo da decodificare. Abbiamo i geni di Penelope, di tutte le donne greche. Sì. Comunque qua le donne comandano. Questo sì, è vero, c'è l'imprinting femminile, cioè sicuramente c'è. Il fatto è il dominio, cioè le donne comandano dentro casa, cioè il fatto è anche la relazionalità dei generi, scardinare un po' la relazionalità dei generi dai loro stereotipi, ovvero la donna comanda in casa, ovvero c'ha un controllo che diventa ossessivo compulsivo praticamente, quindi uscire un po' dall'ambito clinico,
e farlo arrivare in un ambito che può essere anche più politico e che abbia una ricaduta sulla vita di molti, no? Su quella di casa e quella dei figli, perché è importante, nessuno lo nega, però insomma fare in modo che la figura femminile abbia un impatto maggiore di più larga scala a partire dal territorio è una cosa che ormai non è una velleità, o una presa di coscienza che osa avvera il prima possibile, o se no possiamo morire alla prossima guerra nucleare, che quant'è, domani, dopodomani, eccoci, insomma non è... ci stiamo rischiando, capito? Per la settimana prossima, la fine del mondo, no? Mamma mia. Comunque non sono qua per salvare il mondo, per carità, no? Non ho questa pretesa. Siamo qua per parlare di te quale artista, ricordiamo che sei una pittrice, sì, che hai fondato questa eresia, tra virgolette, eresia in senso buono, nel senso che era un qualcosa di impensabile, quasi un miraggio. Sì, però io dico sempre, quando ho vinto questi soldi, io dico sempre, se sapevo far crescere zucchine all'orto, aprivo un orto frutta, mosso fai quadri, apro una galleria. Che assolutamente, è quello... Sì, la galleria si trova a Camiri nella parte alta è una bellissima galleria. Magari avessero una galleria così bella a Roma o a Milano. È un bellissimo posto, devo dire, e è stato anche ancora una volta, è stato il sindaco pure ha voluto fortemente che quegli specifici luoghi... No, è proprio in alto, nel centro storico, di fronte al Teatro della Legalità. Della Legalità, sì. Proprio nello stesso periodo sono nati il Teatro della Legalità, che è un teatro all'aperto, è un luogo, era un cortile di un palazzo, è un luogo molto suggestivo ed è senza tetto, quindi all'aperto, e davanti c'è la mia galleria, quindi questa parte del paese nel giro di settimane ha acquisito una galleria d'arte e un teatro. E la storia del nome, tra l'altro, è estremamente... Duci contemporanea. Sì. Duci. Allora, nel percorso di creare delle connessioni con il Curaçao, che è ciò su cui sto lavorando adesso, passando per l'Olanda, perché finora quello che sono riuscita a fare io è fare in modo che questo progetto e anche il mio lavoro curatoriale venisse finanziato dall'Olanda, però la connessione la voglio creare soprattutto con il Curaçao, perché il Curaçao è un paese che assomiglia per tanti versi alla Calabria, e questa il calore della gente... Ci sono tante cose che assomigliano, tra cui questa parola che in papiamento, che è una lingua creola ed è la lingua del Curaçao, è scritto D-U-S-H-I, Duci, e significa esattamente quello che Duci significa qua, solo che lì è usata in maniera molto più estensiva, è proprio un intercalare. Però questa sovrapposizione di termini, cioè quando anche qui ho sentito dire che Duci, e io ho detto, siamo un Curaçao. Cioè, devo fare qualcosa questa parola, non può passare così. E adesso che sto tornata in Curaçao, questa cosa della Galleria 2 ci ha fatto impazzire chiunque là, capito? Diciamolo che vogliono venire qua. Sì, gli artisti. Sì, sicuramente avremo. Guardi. Come si chiamano gli artisti di artisti? Come si chiamano? No, di Curaçao, gli abitanti di Curaçao, come si chiamano? Ah, bella domanda! Non mi viene. Ma mica lo so. Curaçao, no, artista naturale, no. Beh, cioè, la radice è vero, comunque è quella la radice, la cura è una cosa che è nella radice del nome, comunque è molto sentito, però non lo so perché vengono chiamati generalmente caraibici, cioè lì siamo nei Caraibi, la regione è i Caraibi, quindi, le tre isole abici, quindi sì, quelle dell'Olanda, però in generale in tutto il Golfo dei Caraibi quella è una regione, e quindi vengono gli abitanti del Curaçao sono caraibici generalmente, poi ci sarà, non mi sono posta il problema sinceramente, si fanno chiamare caraibici, certo, e caraibici sono. Vabbè. Comunque aspettiamo sicuramente il progetto di connessione internazionale, certo, con l'Olanda, con il Curaçao c'è il progetto di creare delle residenze artistiche che ciò e di fare venire gli abitanti del Curaçao, creare delle connessioni con creare artisti. Delle connessioni comunque gli artisti del Curaçao dovrebbero chiamare
chiamarsi artigiasau. Artigiasau. Io sono in Brasile. Grazie Chiara, siamo onoratissimi di averti avuto con grazie noi. Grazie a te Mariella. Grazie. Io ecco, vedo una cosa molto bella. Associazione culturale Le Muse. Le Muse, ecco. Che significato ha qui questa trasmissione? Cosa metti in risalto? Dunque, questo gagliardetto mi è stato dato domenica dal critico d'arte Giuseppe Livoti, che è anche il presidente dell'associazione Le Muse di Reggio Calabria, che ha organizzato una visita al Parco degli Dei, che è la location dalla quale stiamo registrando, ha fatto venire qualcosa come 43-44 visitatori e nell'occasione mi è stato dato questo gagliardetto. Quindi io li ringrazio tutti i visitatori, Giuseppe Livoti e Orsola Latella che è la vicepresidente. Concludiamo con Marino, grazie, il microfono. Ecco, l'associazione che hai creato. Quale? Illuminami, che sono perso dalle parole. Viva vitalità Calabria. Italiana, Calabria. Ecco, io anche colgo l'occasione per parlare della tua segretaria, di cui abbiamo Sabrina, già parlato, Sabrina, che ha dato testa detto, sì. Viva Vitalità Italiana Calabria è un'associazione che nasce con il partenariato con Viva Vitalità Italiana da Toronto, in Canada. Nasce con l'intento di promuovere la nostra terra attraverso quelle che sono le attività culturali e nel caso di specie non mi è nuovo il Camini, sono stato a Camini, ho incontrato il sindaco Alfarano, ricorre una grande amicizia tra le altre cose con Pino e a gennaio abbiamo fatto anche un concerto in chiesa lì a Camini, peccato che non c'eri. E che cosa facciamo con Viva Vitalità Italiana? Promuoviamo quella sorta di attività che sono tipicamente intercalate nel nostro territorio e spesso magari un pochino passano in secondo piano. Per esempio Camini è uno di quei luoghi veramente importanti, però non ha la stessa risonanza che Ariace. Beh, bisognerebbe sottolineare che prima nasce Camini, l'accoglienza di Camini viene ancora prima di quella di Riace. Riace ha avuto un sindaco che ha sicuramente sensibilizzato verso l'accoglienza, però Camini lo è stato prima che Lucano portasse avanti la politica dell'accoglienza. C'era Camini che aveva già fatto accoglienza, però come sempre accade si dà un come dire, priorità a qualcuno e altri vengono un pochino ignorati. Camini merita veramente tanto perché è un borgo meravigliosamente stupendo, vedi quanti accrescitivi uso, e Viva Vitalità Italiana si è impegnato con Pino Alfarano per promuovere una serie di attività all'interno di questo, io lo chiamerei villaggio perché è troppo bello anche chiamare un paese, un comune, è un villaggio perché poi tra le altre cose è multiculturale, ci sono diverse etnie lì presenti e io con Pino Alfarano ho stabilito un rapporto di collaborazione, pensa, abbiamo ideato il muro, o meglio il monumento alla memoria di chi è partito da Camini e non è più ritornato. Ed era la Pentone, l'abbiamo già realizzato. Ah, quindi lo state riproponendo adesso? Lo okay. Abbiamo riproposto a grazie, grazie Amerigo. Purtroppo i tempi televisivi ci hanno praticamente soffocati. E quindi era talmente interessante. Quindi ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita della puntata, a partire dai nostri amici dell'Opera Sacra, Enzo Scali, e poi ancora aspettate che non ho più memoria di come si chiamassero le ragazze.
Maria di Magdala. Dunque, Roberta Frascà e Rosanna Costa, e poi Amerigo Marino, naturalmente, Simon Luca Barbieri, il nostro chef, ci hanno lasciati sia quelli, gli attori, che lo chef per impegni precedentemente presi, e poi ringraziamo ancora anche Chiara Scolastica Mosciatti, ma ringraziamo soprattutto e facciamo un applauso al nostro regista Maurizio Nardi, un applauso ad Andrea Cirillo, la nostra voce che è qui a fianco a me, a Nicola Cirillo, il nostro fonico, a Giuseppe Parisi, il nostro fotografo di scena, e poi naturalmente a Sarobella. Ma con non finisce così la puntata, naturalmente tornerà a deliziarci con la sua voce il tenore Amerigo Marino con Calabrisella mia. Salutiamo i nostri telespettatori, Saro. No. Alla prossima, grazie a tutti. Di vita l'acqua chi lavavi per me corisi in chio d'amori e me rallassi pala i panni ambravi io darvai lo me io vado duri. Calabrisella mia, Calabrisella mia, sciuri d'amori. Calabrisella mia, Calabrisella mia, sciuri d'amori. Calabrisella morire mi fa, tiro la lero la lero la la, da Calabrisella morire mi fa. Prima ma dite sì e mo non vuoi, dimmi di cui ti spagni, oh bella mia. Asi ti spogni degli denti tuoi, razza di figlio e non ti lascio mai. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, sciuri d'amori. Calabrisella mia, fiori d'amori. Tiro la lero la lero la la, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro la lero la la, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro la lero la la, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro la lero la lero la la, sta Calabrisella morire mi fa. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù, così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi
di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, meraviglioso, 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 meraviglioso.